Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, ragazzi, di lasciare anche un like se questo video è stato utilissimo. Oggi volevo giocare a Warzone 2.0, vado a cliccare gioca e subito dopo non si avvia. Non capisco perché non si avvia. Non si avvia, clicco per la seconda volta. Non si avvia per la seconda volta, clicco per la terza volta. Ho cliccato 3 volte e non si avvia. Quindi vado un attimo sulle impostazioni. Quindi andiamo un attimo su sfoglie, file locali. Questa è la cartella di Call of Duty. Andiamo su code, questa qui mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità. Cioè, esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 7, poi esegui questo programma come amministratore. Alcune volte vi capita di trovare queste spunte selezionate automaticamente da sole. Quindi toglietele, fate applica, fate ok, chiudete tutto. Proprietà, file locali. Fate anche una verifica integrità dei file del gioco. Chiudete Steam, aprite di nuovo Steam. Fate gioca. Sì, ed eccolo qua, che si è aperto. Poi, per risolvere il fatto della connessione, in caso tu stai giocando e stai facendo 1000 ping nella partita, significa che sta scaricando qualche texture on demand nel gioco, oppure sta facendo qualche aggiornamento di sistema che bisogna disattivarlo. Quindi in questo caso io su Warzone 2020, quando giocavo, streaming texture on demand, da sì, mettete no. E per il fatto del lag riguardo alla connessione quando sta scaricando qualche aggiornamento sul sistema, andiamo un attimo su Windows Update. Windows Update. Mi ha fatto un piccolo aggiornamento, sospendi per una settimana. Quindi se voi avete una connessione non abbastanza potente, volete giocare a Warzone 2.0 e comincia a scaricarvi la texture on demand, comincia a fare gli aggiornamenti di sistema, è ovvio che cominciate a laggare. Quindi disattivate gli aggiornamenti quando giocate e disattivate anche quella streaming texture on demand. E adesso estendo, quindi riprendo gli aggiornamenti. Quindi ragazzi, spero tanto, tanto di esservi stato d'aiuto e iscrivetevi al canale e lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!